ragazzi, e bentornati su Open Space, come ogni lunedì l'appuntamento con la nuova musica emergente. Lo so, di solito siamo in due, una vecchia pubblicità diceva two is make a one, ma oggi il nostro caro Giuseppe dovete sapere che è impegnato come sempre nella sua evoluzione personale, si sta preparando per un esame musicale importante, quindi vi pensa, vi manda un saluto e lo celebriamo durante la puntata, insomma, ricordandolo e intanto continuando anche in sua assenza a parlare di buona musica. Ma parliamo anche di voi ragazzi, come state, cosa state facendo. Sappiamo che il lunedì è una giornata per antonomasia bella tosta, fateci sapere se c'è qualcosa che vi ha portato una gioia insomma, ogni tanto voglio dire almeno una, cioè non lo so, io ad esempio oggi no, devo dire che ho fatto fatica a fare tutto, ho anche corso per arrivare qua, però ce l'ho fatta, sono qui puntualissima per parlarvi di tante cose super fighe e nella fattispecie di una riflessione che ho fatto ultimamente. A parte che saluto chi si sta già connettendo, ciao Emiliano, ciao a tutti, e ringrazio in particolare Emiliano che ho visto ha condiviso già le anteprime di quello che tratteremo oggi in questa puntata. Sapete che ci piace avere, oltre che le nostre band, degli ospiti che possano parlare insieme a noi di ciò che è importante per andare avanti nell'intricato mondo della musica emergente, e anche oggi non vi deluderemo. Però lasciamo insomma questa sorpresa al momento giusto, proseguiamo con il nostro tema. Allora, ho due band fantastiche da presentarvi oggi ragazzi, e in particolare nella biografia di una di queste due ho letto qualcosa che mi ha stimolato una riflessione che voglio condividere con voi. Una delle due band, poi magari vi divertirete a indovinare quale, nella sua biografia ha inserito una parola che di solito, soprattutto in ambito emergente, dove diciamocelo, ci piace considerarci di nicchia, intellettuali, difficili, e ha inserito una parola che appunto tendenzialmente il musicista evita, ovvero la parola catchy, che unita alla parola commerciale è molto controversa. Qui ad Open Space, soprattutto nelle discussioni col mio stimatissimo, stavo per dire bene amatissimo, ma sembrava un insulto, quindi no, bene amatissimo in maniera non ironica, l'ho anche sbaciucchiato la volta scorsa, comunque soprattutto nelle discussioni con il mio collega Giuseppe Fiori la questione era già emersa, e oggi che sono sola la voglio chiedere a voi un'opinione, vale a dire, la parola catchy, commerciale, è usata solo in maniera dispregiativa in musica secondo voi? Fatemelo sapere, perché in realtà letteralmente insomma sta davvero ad indicare semplicemente qualcosa di facilmente comprensibile, che si fissa appunto molto bene nella memoria, che attacca subito le orecchie, cosa che tra l'altro ogni musicista più o meno si augura che accada con la propria musica, ecco. Per cui dal mio punto di vista non è assolutamente un problema ricorrere a questa parola, specialmente se poi il musicista lo fa per se stesso, se magari è qualcun altro ad applicare questa etichetta può già mettere in dubbio, specialmente se il proposito del musicista era fare invece della musica molto più difficile. Ma se voi da appassionati di musica e magari anche da musicisti leggete in una recensione, in una presentazione di un disco, in una biografia come è capitato a me, la parola catchy, la parola commerciale, come reagite? Lo prendete il disco o è qualcosa che respinge i vostri gusti? Fatemelo sapere, perché è qualcosa che ci riguarda da vicino oggi. Qualcuno scrive, ciao Dana, ci sono anch'io. Ma chi è Dana, ragazzi? Sono io? No, ditemelo, perché se mi avete cambiato identità è meglio saperlo, cioè. Ciao Dana, ci sono anch'io. Vabbè, ciao Pamela. Salutaci Dana. E comunque, insomma, i misteri si accavallano oggi ad Open Space. Musica commerciale, sì, no, musica catchy, complimento o insulto. Dana, chi sei? Faccelo sapere. Magari Dana era raga, non lo so, può essere, ma sì. Comunque, Pamela, ciao, Tom, beccati i baci. Ultimamente sono generosa di effusioni fisiche, approfittatene.
Comunque, ragazzi, mentre riflettete a fondo su questa cosa, continuiamo ad indagare poi quello che è assolutamente il quesito principale della nostra trasmissione, nonché della vostra trasmissione preferita, ve lo voglio ricordare, ovvero come fare ad estreggiarsi nel mitico ma durissimo mondo della musica emergente. E a proposito di consigli che sapete a noi piace chiedere a destra manca, soprattutto da chi il palco già lo vive, ci prepariamo per un contenuto registrato a Legend dal nostro fantastico corrispondente Dave, perché siamo riusciti ad agganciare un'ennesima band prodiga, insomma, di opinioni su come fare passi avanti in questo difficile ma veramente super appagante universo della musica. Loro sono i Frozen Crown e ve li faccio ascoltare, così poi condividiamo insieme qualche riflessione su quello che ci andranno a dire. Eccoli a voi, Frozen Crown. Grazie mille, ragazze. Un'ultima cosa che vi chiedo è un consiglio alle band emergenti. Un consiglio alle band emergenti. E se non vorrei rivelare troppo, no. Dai, un segreto. Studiate gli esempi più funzionali che vedete in giro. Perché ogni tanto prendere esempio, rubare con gli occhi è sempre qualcosa che può portare dei frutti. Perché al giorno d'oggi, rispetto magari anche a quello cui eravamo abituate in precedenza, sono cambiate tante cose. Vedo tante band che non danno magari la giusta attenzione ai mezzi di comunicazione. Molto importante, le band non ci fanno tanto caso. Dai, un consiglio? Facciamo i Ditones? Facciamo i Ditones, dai. Grazie mille, ragazze. Grazie a voi, ragazzi. E alla prossima. Eccoci ragazzi, avete appena visto con me le girls dei Frozen Crown, della band Frozen Crown, direttamente da Legend, che condividono con noi una riflessione molto contemporanea, ovvero l'importanza del ben comunicare. Cosa ne pensate? Perché sicuramente il social è stato qualcosa che si è abbattuto, diciamo così, nelle nostre vite e anche in generale, quindi, ma anche in particolare sulla vita dei musicisti. Un mezzo che è una risorsa, ma allo stesso tempo ha profondamente anche cambiato il mercato e il modo di interagire tra musicista e i propri fan. Quindi ragazzi, buttiamola un attimo sul concetto easy: chi è a proprio agio sui social, chi no? Vedrete che anche tra le visi ormai a voi cari di Rocker TV c'è chi pubblica di più, chi pubblica di meno. Io insomma sono un po' borderline, lo ammetto, ma mi sto impegnando. Questa è una promessa che ho fatto a Niva, che intanto salutiamo, anche un bacio anche per lei. Esatto, fateci sapere voi come reagite, cioè siete di quelli che veramente vanno al ristorante e si sentono a proprio agio a fotografare il piatto, o come me mentre camminate da soli e vi riprendete e vi sentite degli emeriti cretini? Fatemi sapere, perché nel frattempo così possiamo condividere lo sforzo e le idee che ci facciamo passare per la testa per essere sempre un po' più attuali. Comunque Frozen Crown, ripeto, ci rimandano un consiglio veramente ben collocato nell'anno 2022, soprattutto nel periodo che abbiamo passato, dove la finestra sul mondo, la finestra oltre la quarantena, era veramente lo schermo del nostro telefono, lo schermo del nostro computer. E quindi devo dire, in questo caso in particolare, per quanti cambiamenti nel bene e nel male il social abbia portato, è stato veramente una risorsa, quindi qualcosa che ha permesso di mandare avanti la comunicazione, la diffusione della musica e la condivisione. A proposito di condivisione, questo è il mio pensiero, e intanto rispondo a Fabio che ci scrive e ci chiede se c'è Alle Conti stasera. Esatto Fabio, hai proprio ragione, c'è proprio lui. Non è uno spoiler, l'abbiamo fatto sapere già tramite i nostri post ufficiali dalla nostra pagina di Rocker TV, che vi invito a seguire se non avete visto il post, e anche sulla mia pagina personale, come tutti i carissimi VJ colleghi di Rocker TV fanno per tenervi sempre informati sulle figate che facciamo. Se non siete informati, ragazzi, ve lo rinnovo: i canali sono Instagram, YouTube, Facebook e Twitch. Siamo ora in diretta su Facebook e Twitch, ma siamo sempre attivi anche su Instagram e YouTube. In particolare vi chiederete, ma io cosa vado a vedere su tutti questi canali? Tanti contenuti diversi, ragazzi. Vale a dire che adesso ci state vedendo in diretta su Open Space, dopo, tra l'altro, altri programmi e format che oramai ben conoscete, e prima del Rocker TG, che avrò poi il piacere di ospitare nello studio, lasciandoglielo libero in poche parole, ecco.
Però su YouTube potete ad esempio vedere le repliche dei programmi se ve le siete perse. E ultimo ma non ultimo, il fantastico format di A Lezione Con, che anche questa settimana va pubblicato su YouTube con nuovi consigli e un nuovo artista pronto per aiutarvi a destreggiarvi tra i veri segreti della didattica. Se volete sapere chi è, andate a seguirci, fatevi una cultura che fa sempre bene. E mentre ci prepariamo, ragazzi, per l'ospite, non ci rimane che cominciare a scaldarci le orecchie, ok, con un po' di sana musica. La selezione di oggi, nonostante la sua assenza, che lo so, vi sta dando pensiero, mi assicuro che è per cause di forza maggiore, tornerà assolutamente su questi schermi, è stata condivisa come sempre tra me e Giuseppe Fiori. E parto proprio col gruppo che è stato caldamente sostenuto anche dal mio collega. Si tratta dei Re Pro. Raccontano nella loro biografia che nascono nel 2013 con questa fantastica metafora, dicendo unendo teste da diversi universi musicali. Infatti addirittura raccontano di avere passato il rap, il rock, il funk, il blues, quindi veramente si sono, diciamo così, addentrati in tante sfumature di sound che hanno poi in fondo creato la loro caratteristica principale, ovvero questo stare estremamente a proprio agio in quello che possiamo definire un vero e proprio sound crossover, quindi che va, spazia tra i generi. Questo aggettivo li identifica benissimo, come si può avvertire anche dal loro primo EP uscito dal 2015, omonimo, quindi Re Pro come il nome della band, fino a che purtroppo l'anno appena citato, il 2015, ha determinato anche uno stop, anche qua per cause di forza maggiore. Come tante band che abbiamo, di cui abbiamo parlato qui ad Open Space, hanno quindi poi vissuto un cambio, diciamo così, di organico, ok? Un cambio squadra, nuovi elementi si sono inseriti e grazie a questa novità i Re Pro tornano in piena attività, arrivando addirittura a pubblicare un nuovo singolo l'8 dicembre del 2021, quindi molto recente e soprattutto molto audace dal momento che esce, lo sappiamo, in uno degli attimi più critici per la musica, e oltretutto con un messaggio che ci conforta sentire, specialmente in questo periodo. Allora, questo singolo nuovo di pacca ce lo andiamo a sentire insieme, dei Re Pro, andiamo ad ascoltare Amico. Amico mio perso nella nebbia, in questa vita non ti sai orientare, trovi sempre la scusa perfetta per evitare di fare qualcosa di più.
essere lucido, cerchi le tue forze, ma è un clima torbido, mentre il buon senso non ti comanda più. Nella follia di questi tempi oscuri, ti nascondi negli angoli più bui. Una rivalsa che non arriva mai, una rivalsa che non arriva mai. Amico mio, perso nella fretta. Amico mio, perso nella nebbia. Amico mio, perso nella fretta. Amico mio, perso nella nebbia. Eccoci qua ragazzi, abbiamo appena ascoltato i Re Pro con Amico e sono contentissima di aver visto piovere cuoricini, pollicioni e commenti per questa band che ci ha fatto ascoltare una musica davvero, come la definivano loro, crossover, con dentro addirittura qualche incursione elettronica e soprattutto un testo che ho sentito veramente vicino. La fretta, la mancanza di una gratificazione, questo continuo rimandare, insomma, del sentimento di realizzazione che purtroppo noi musicisti conosciamo bene, correggetemi se sbaglio. Nel frattempo Maurizio, Vince, Morris, Sebastiano, Fabio fanno appunto piovere i loro commenti positivi e di gradimento per questa band che davvero se li è meritati. E attenzione, c'è anche un commento che si riferisce invece al video che abbiamo visto prima, Ma che belli. Ma che belli ragazzi, si riferisce secondo me a Dave che intervistava la band Frozen Crown, composta da queste due ragazze che abbiamo appunto visto in intervista, con una fantastica cappellata a cui devo dire il nostro Dave teneva assolutamente testa, sembrava la pubblicità della Pantene, ecco, per cui probabilmente il commento si riferisce a quello, ma magari si riferisce anche ai Repro. Sono fan che ci scrivono e appunto ci fanno sapere che anche questa volta la nostra selezione è andata a buon segno, perché siamo riusciti a farvi sentire qualcosa che vi è piaciuto. Oltretutto lo sapete, ci sono degli elementi, ormai avete imparato a conoscere i miei gusti anche, e ci sono degli elementi in questo brano che mi hanno particolarmente attirata: il riff di chitarra, questo ritornello davvero reiterativo, e qui torniamo ad utilizzare una parola che non deve essere assolutamente percepita in una sfumatura negativa. Il ritornello è fatto per quello, deve essere ricordato, e se si aggancia alla memoria subito vuol dire che è un ritornello che funziona. Amico mio, non ti sento più, cioè rimane anche questo bilanciamento tra l'altro tra i suoni di questa voce leader e questa risposta con l'effetto appunto più con le frequenze tagliate, può essere un effetto megafono, un effetto comunque di lontananza, che ha veramente sortito un effetto molto molto intenso sulla memoria, perché rimane agganciato e esemplifica ancora meglio questo tema appunto del colloquio tra la nostra voce leader e questo amico che ha bisogno di conforto. Quindi adesso io mi sento un po' malinconica, ma mi sento anche appunto come come solo la musica può farci sentire, anche come se questo pezzo avesse parlato un po' anche a me. Intanto saluto Davide che mi saluta e non mi chiama Dana ma mi chiama Kali, come mi chiamo io esattamente. Ciao Davide. Bene ragazzi, dando un'occhiata all'orologio mi rendo conto che possiamo con calma procedere verso la prossima band. Oggi facciamo così, una dietro l'altra, così almeno vi fate subito un bel paragone e vi ricordo anche che in questo modo potete approfondire il tema che abbiamo condiviso insieme all'inizio. La parola catchy può essere utilizzata in maniera positiva, in maniera non dispregiativa, in un ambiente in cui di solito invece si ricerca veramente il particolare, la svolta intellettualoide, l'espediente, l'elemento, insomma, difficile nell'ascolto per distinguersi, diciamo così,
da quella che è la proposta commerciale. Noi abbiamo già detto che nel ritornello dei Repro un elemento veramente catchy c'è ed è dato dall'equilibrio di questi due suoni, ma anche ovviamente dalla lingua italiana che subito afferra le nostre orecchie e i nostri sensi. Non facile, come diciamo sempre, oltretutto scrivere in italiano, specialmente in quello che possiamo definire un ambito rock come quello che noi trattiamo. E andiamo avanti invece spostandoci su una band che canta in inglese e non solo nella scelta della lingua ha un sapore decisamente internazionale. Andiamo infatti a esplorare la seconda band che ci dà materiale per riflettere su cosa è catchy e cosa no. Loro sono i Sandness. Si tratta di una band che, differentemente da chi abbiamo descritto prima, definisce in maniera piuttosto nitida quello che è il suo orizzonte musicale, definendosi hard rock e power pop. Oltretutto, a proposito di power, anche loro vanno a toccare un elemento che stuzzica particolarmente la mia fantasia, ovvero la formazione del trio, power trio, come quello in cui suono io, per cui insomma sapete che mi piace particolarmente confrontarmi con questo tipo di formazioni. Il numero 3, tra l'altro, come nella Divina Commedia di Dante, si reitera nella loro biografia, perché non solo sono un power trio, ma hanno alle spalle già 3 album. È un caso? Cioè del misticismo? Lo scopriremo insieme, insomma. Loro sono insieme dal 2008, quindi pensate, in questi anni non pochi, ma insomma neanche tantissimi, hanno già davvero lavorato tanto. E questo impegno e questo risultato discografico, sotto diverse realtà che li hanno sostenuti, ha portato la band dei Sandness a suonare davvero su tantissimi palchi, comprendendo il territorio italiano e anche il territorio estero. Oltretutto hanno aperto a band importanti, ad esempio citano Lita Ford, chitarrista, e la band Nazareth, anche questa decisamente storica. Ecco che il numero però mistico 3 si spezza con l'uscita del quarto album, fresco fresco del 2022, del quale insieme andiamo ad ascoltarci un singolo. Sono 12 brani e noi abbiamo scelto di farvi ascoltare proprio oggi sulle nostre frequenze, lo metto tra virgolette, ma voglio citare il nostro Giuseppe, abbiamo deciso di farvi ascoltare dei Sandness, High Tide. We'll be right back.
Night. Scusate, adesso ho così un momento di confusione perché me lo stavo ascoltando. Voi sapete, i tempi della regia richiedono anche di confrontarsi con altre informazioni, ma questo pezzo me lo sono goduto e me lo risentirò perché il testo me lo voglio proprio andare ad ascoltare meglio. Surfing Your Eyes, High Tide. Questo era High Tide dei Sandness, ragazzi. Allora, dunque, partiamo dalle cose importanti. L'hard rock e il power pop si sono sentiti tutti, credo che state d'accordo con me. E credo che abbiate anche ulteriormente capito come mai il tema di oggi era l'importanza, insomma l'importanza, diciamo così, la nostra volontà di separarci ulteriormente dalla massa, facendo questo ragionamento contorto. Quindi chi si vuole separare non vuole essere catchy, ma secondo noi il catch è ritornato, qualcosa che all'interno della nicchia ti distingue ulteriormente. Insomma, quanto sono catchy i Sandness, parliamoci chiaro. E non solo, ragazzi, per loro hard rock, perché i Sandness, ve lo voglio dire così in anteprima, nel momento che oggi sono qui da sole, quindi mi sento come in un confessionale nei vostri confronti, di hard hanno anche il bassista, ok? Lui si chiama Mark e ha il mio assoluto appoggio. Mark, ci piaci. Se anche voi è piaciuto, in particolare Mark dei Sandness, ragazze, fatemelo sapere, ragazze, ragazzi, quello che è, insomma, i complimenti si accettano assolutamente di buon grado. Mentre Francesco è rimasto ancora legato ai Repro, lo so, valevano la pena entrambi, ragazzi. Non preoccupatevi, perché se vi siete persi la diretta delle nostre band, potete sempre andare a recuperare tutta questa bellezza, tutta questa ciccia che stiamo condividendo sul nostro canale YouTube. Comunque, parlando di cose serie, Mark dei Sandness, sono andata sul tuo profilo. Ho visto una ragazza con i capelli rossi, è la tua fidanzata? Dimmelo, perché in questo caso posso essere meno inopportuna di così, posso darmi un contegno, insomma. Ma mentre cerco di darmi un contegno, vi ricordo, ragazzi, che i Sandness hanno in uscita questo fantastico disco, 12 brani, supportati da Rockshots Records, di cui noi abbiamo sentito appunto High Tide, un solo brano su 12, per cui vale la pena andarli a stalkerare e ascoltarsi anche gli altri. Come decisamente vale la pena ricordare il nome della prima band che abbiamo mandato, ovvero i Repro, per ascoltarsi, oltre ad Amico, anche altri singoli in uscita, nonché magari vecchie glorie, e condividere insieme la bellezza della musica made in Italy, di cui siamo molto molto orgogliosi. Ragazzi, a proposito comunque di musica made in Italy, abbiamo oggi e di musica internazionale, perché attenzione, il nostro marchiare così la provenienza non vuole avere niente a che fare con una logica di confine, anzi la musica travalica. Abbiamo con noi un ospite che insomma incarna perfettamente questo equilibrio: genesi italiana, carriera internazionale, così come il sound che ha potuto portare in giro con la sua band, e questo modo di essere eclettico ulteriormente rappresentato dal fatto che lui è non solo cantante ma anche un tattoo artist e un illustratore. Con noi, come promesso, Alessandro Alle Conti. Ciao, eccoci. Grazie per la presentazione, ciao Cali. Ciao, ci ho dovuto mettere un po' Alle perché insomma ci sono diversi ruoli da citare quando si tratta di te, e quindi giustamente ci siamo presi del tempo. Grazie, dici, grazie. Come fai? Questa è una domanda che di solito si fa alle mamme che lavorano: come fai a fare tutto? Invece noi oggi la facciamo a te. Come fai a fare tutto così? Vai. Sono sempre esaurito. Brava, anche la mia risposta di stressi, che è, esatto. Che è tipico. Esatto. Assolutamente. No, dai, io mi divido un po' sì tra lavoro diurno e lavoro notturno. Adesso, in questi due anni che di stop forzato con la musica, mi sono dedicato più al tatuaggio. Certo. Quando ci hanno fatto tatuare, perché anche il tatuaggio è stato fermo un bel po', e adesso si riparte, sembra, finalmente. Quindi insomma si stanno già programmando le date, tour, e sembra che incrociamo le dita, perché
Perfetto, perfetto. Questa storia di ripartenza ci sta già facendo venire l'acquolina in bocca, perché insomma, come io, come tanti, sono sia musicista che appassionata di musica, quindi non vedo l'ora di salire sul palco, ma anche di starci sotto come pubblico. La vediamo tra parentesi la tua band, che non ha bisogno di presentazioni, Trick or Treat, ma presentiamola. Ma esatto, infatti, ma nonostante non abbia bisogno, direi di parlarne, quindi raccontaci appunto di queste nuove date, delle nuove uscite e magari per favore anche di un po' di storia. Quindi come sono nati i Trick or Treat e come sono arrivati al 2022? Come ci siamo arrivati nel 2022? 20 anni fa, quest'anno facciamo i 20 anni, quindi siamo partiti nel 2002 come tributo agli Halloween, abbiamo suonato tantissimo come tributo, poi ci siamo rotti un po' le scatole di fare pezzi di altri, avevamo l'idea per fare pezzi nostri, abbiamo detto proviamoci, e da lì 2006 il primo disco, Evonis Can You, poi i primi tour belli con Halloween, Stratovarius, Sonata Artica, abbiamo girato un po' il mondo e poi insomma, tra alti e bassi adesso siamo pronti al nuovo disco che uscirà il 1 aprile per Scarlet Records, Creepy Symphony, è un album che è molto catchy, a proposito del tema della serata, esatto. Penso che sia il nostro più catchy di sempre e io proprio sono pro catchy e quindi per me è un aggettivo positivo alla musica, perché poi la musica va ricordata, poi dopo ci puoi mettere tante robe complicate così, però se ti rimane è una cosa positiva. Sono d'accordo, insomma, se partiamo dal presupposto che diciamo si può abbracciare in maniera insomma più o meno condivisa che la musica è comunicazione, se non vogliamo male ai nostri fan dobbiamo essere, cioè possiamo permetterci di essere anche chiari, no? Nell'esprimere il catch, in fondo arriva da questo, nel essere troppo contorti nella nostra comunicazione. Grazie per il contributo alla riflessione di oggi. Avevo anche appunto in caldo una domanda che era: come siete passati dal tributo alla musica originale? E mi hai già risposto ci eravamo rotti le scatole di fare musica di altri. Questa è una risposta eccezionale. Ma creare poi la vostra musica cosa ha comportato? Avete vissuto una differenza nel proporvi, nella percezione ad esempio, nel proporvi nei locali? C'è stato un calo di interesse? C'è stato un aumento? Voi avevate già un nome, giustamente, quindi raccontaci un po' com'è stato. Sì, inizialmente guarda, noi facevamo tutte birrerie, ma eravamo riusciti anche a fare locali belli. Considera che nel 2002 le tribute band era il periodo migliore per le tribute band, suonavano qualsiasi tribute band e qualsiasi band, anche a Burzum facevano date, e perciò gli Halloween, noi eravamo gli unici in Italia, forse addirittura gli unici in Europa, e perciò insomma avevamo 20 anni all'epoca, suonavamo quasi tutti i weekend, anche avevamo suonato anche l'Alcatraz, anche posti fighi, no? E poi quando abbiamo deciso di fare switch off, sia qualche padrone di locale che avevamo in confidenza ormai dopo un po' di anni, e dicevano no, cosa fate, bla bla bla, però insomma io penso che a un certo punto, finché c'hai 20-25 anni, puoi permetterti anche di suonare una tribute, anche uno perché è divertente, suoni tanto, e due perché impari il mestiere, no? È proprio come copiando, giusto, gli altri, come nell'arte, è uguale, cioè che sia pittura, che sia musica, e nella pittura impari dipingendo ai musei, copiando le grandi opere d'arte, nella musica idem, fai le cover. Però dopo, quando senti veramente di avere feeling, di avere imparato qualcosa, di avere delle belle idee, e se ti vuoi buttare sul mercato, per forza devi fare il passo. Noi l'abbiamo fatto in maniera graduale, perché quando è uscito il primo disco facevamo mezza scaletta di tributo Halloween e mezza scaletta di pezzi nostri che copiavamo gli Halloween, quindi insomma non c'era una gran differenza di sound a chi non conosceva. E insomma, così. Allora, una buona strategia, devo dire, ci sta, sì. È assolutamente, anche questa, voglio dire, ragionevole e funzionale, assolutamente. Sì, sì. E poi insomma piano piano, ovviamente è molto difficile fare musica propria e sopravvivere di musica propria, ci sono qualche piccola strategia per sopravvivere e per crescere, okay, legata al marketing, insomma così, però insomma è difficile. Ecco, questo argomento, guarda, sia della difficoltà sia della strategia per superare la difficoltà ci interessa particolarmente, perché in effetti qui ci occupiamo proprio di musica emergente. Emergente, giusto, già di per sé è un'etichetta insomma un po' controversa, perché alcuni ci hanno chiesto si emerge da che cosa? Da un sottobosco, da una situazione insomma. Però diciamo che intendiamo tutte quelle persone innamorate della musica che si augurano di poterlo fare di professione. Ecco, secondo me questa potrebbe essere una buona definizione.
E quale strategia possiamo carpire da te oggi, Ale, per superare le difficoltà del momento? Beh, allora, per superare le difficoltà del momento, beh, queste sono proprio difficoltà che non sono superabili da, con strategie da band, perché quando siamo tutti chiusi in casa, certo. Vabbè, ovviamente, però di contro lo streaming, per dire, offre un sacco di cose, di possibilità nuove che quando abbiamo iniziato noi 20 anni fa non c'erano. Quindi piuttosto che scrivere un album ogni 2-3 anni conviene fare qualche singolo a cadenza mensile, tipo EP o proprio come singolo su Spotify e importante. Così via, sì, per stare sempre sul pezzo. Noi cerchiamo, noi, l'album prima di questo era dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco e non mi abbiamo ricordo. Fatto la, okay, e non abbiamo fatto l'album insieme, abbiamo fatto prima una campagna crowdfunding che è stato da record, perciò noi ringraziamo tutti i nostri fan che hanno comprato il CD, è stato incredibile, e poi rilasciavamo i pezzi uno al mese per ogni segno zodiacale, quindi quando entrava il segno zodiacale lasciavamo, pubblicavamo un brano nuovo uno al mese per un anno. Poi a fine dell'anno abbiamo pubblicato il disco tramite Scarlet Records e insomma è stata una maniera per trascinare la promozione lungo un anno piuttosto che i soliti 2-3 mesi come succede di solito per le band del nostro livello, no? E poi è arrivato il Covid e ci ha fregato lo stesso, però insomma noi ci abbiamo provato. Certo, no, infatti per dire sul Covid alziamo tutti le mani, mentre invece questo racconto che condividi con noi è importante perché insomma concretizza quello che ci anticipavi prima. È importante pensare oltre che alla musica, al marketing. Questa è una cosa che il musicista si ritrova a volte anche a fare da solo. Per te è stato qualcosa di difficile? È venuto naturale? C'è qualcuno all'interno della vostra band che ha questo tipo di ragionamento, di idee, o che vi sostiene in questo senso? Ecco, diciamo che tanti anni hanno aiutato a crearsi piccole strategie. Poi abbiamo, dopo tanti anni, finalmente anche uno staff. Abbiamo il nostro manager Fulvio Trinca che ci dà una mano a far quadrare tutto. E poi una cosa utile per le band emergenti che ci seguiranno, vedranno anche dopo il video, sicuramente differenziare e dividersi i ruoli all'interno della band, no? In maniera molto chiara. Io, per dire che sono nella vita, come dicevamo prima, da tanti anni ormai illustratore e tatuatore, io mi occupo di grafiche, copertine, tutto inerente a queste cose qua. Poi c'è chi, per dire, Luca Venturelli, chitarrista, si occupa del social media manager, no? Nel senso, quindi certo. Pubblica, fa pubblicità. Poi c'è un altro che è Guido, che registra, si occupa più dello studio di registrazione, di registrare le demo e tutto. E poi gli altri due non mi ricordo cosa fanno, ma fanno qualcosa anche loro. Stavo per dirlo. Sai che in effetti, tra le varie domande, guarda, ti ringrazio perché stai entrando proprio, stai condividendo tanto della tua storia personale, della tua esperienza, e non è scontato, insomma, perché si può anche essere un po' più gelosi di così, invece ci stai dando tanto, ti ringrazio. No, Ale, tanto. Al punto che mi hai anticipato sulla, appunto, sul Saint Seiya, giusto, sto pronunciando bene in giapponese. Assolutamente, sì, sì. Il titolo dell'album, mi hai anticipato anche l'interessante domanda sul crowdfunding come risorsa anche, allora, per band giustamente che come voi hanno una fan base ben nutrita, quindi possono anche contare davvero sull'affetto dei fan che hai ringraziato oggi. E ti voglio anche anticipare che di fan ce ne sono parecchi che ti stanno salutando su Facebook, ok? Un saluto a tutti, Emiliano, bacione. Elisabetta, Valle, addirittura... anche Marte dei Sadness vuole salutare, che... sì. Sì, sì, molto esatto, figo, che abbiamo apprezzato insieme, infatti, assolutamente, valeva la pena. Venturelli, allora, Elisabetta ci dice, Venturelli che andava a cercare il giorno e l'ora precisa in cui entrava il segno su Google, ci confermi questo aneddoto? Sì, assolutamente, precisissimo. Fantastico, ma è giusto perché ci vuole credibilità quando si fanno queste cose, siete stati inattaccabili, complimenti. Sì, sì, sì. L'altra domanda, oltre che sul crowdfunding, era proprio sul multitasking, cioè adesso il musicista davvero deve sapersi un po' registrare a casa, un minimo di video, perché per sfruttare la risorsa social, cioè per renderla tale, per renderla una risorsa, devi anche essere in grado di produrre dei buoni contenuti. Assolutamente sì. Stavo per chiederti quanto è difficile, appunto, stare in equilibrio tra tutti questi ruoli. Ci hai detto stressandoci, quindi questa è la prima soluzione. Quindi, ragazzi, fate spazio allo stress nella vostra vita e basta, questo è quanto, appunto. E poi c'è un segreto per rimanere comunque in linea, centrati. No, beh, stare sempre un po' aggiornati sulle nuove tendenze, nuovi app social. Adesso, per dire, va tanto Twitch e noi siamo indietro su quello, e su anch'io. TikTok io mi rifiuto di farlo, perché però
arriverà il momento che anche le band dovranno farlo per certo. forza, e insomma stare un po' sul pezzo su tutte queste cose qui. E poi effettivamente adesso paradossalmente conta più l'aspetto social, quanto uno è bravo a essere youtuber barra influencer che essere musicista. Questo di contro poi quando riapriranno i locali e la gente sale sul palco ci sarà forse da ridere, nel senso che certo. anni fa effettivamente c'era molta meno attenzione rispetto all'apparire, però c'era molto più cura per la sostanza. Stavo quindi per dirlo, bravo, esatto. È un equilibrio che deve stare, perché se tu sei fighissimo, hai un milione di follower, fai vedere che sei figo, fai ridere, tutti ti seguono, poi vai sul palco e suoni di me, cioè, suoni male, ecco, scusa. No, ma guarda, dillo, perché ne abbiamo okay. sentiti già anche tra l'altro nel recentissimo Innominabile Festival un paio di brutture, insomma, per cui ci poteva stare. E quindi insomma devi essere credibile sul palco come prima cosa, poi dopo ci costruisce attorno il cinema. D'accordissimo. E quindi possiamo, insomma, ci stai dando veramente appunto un sacco di spunti, e anche questo discorso è veramente molto importante. Prima la sostanza, poi impariamo ad impacchettarla sfruttando le moderne risorse, insomma, per far arrivare bene il nostro messaggio. Non possiamo che farvi i complimenti per aver compiuto 20 anni con questa lucidità di pensiero incredibile che vi riporterà in tour a breve. E allora ti chiedo, Ale, se hai voglia di salutarci dandoci tutti gli estremi su cui possiamo trovare te, i tuoi progetti, la tua band, e una piccola anticipazione magari della prima data del tour, così ci si vede là. Assolutamente. Allora guarda, intanto ci trovate come Trick or Treat Band su Facebook e su Instagram, quindi solite cose. Poi penso che abbiamo fatto anche Twitch, forse TikTok, ma vabbè, andate a vedere se ci trovate. E quello non ci pensa Luca a curare quelle cose lì, io mi rifiuto. E il tour partirà il 1 aprile, proprio il giorno del release date dell'album nuovo, con al Campus Industry di Parma. Quindi con Moonlight Haze, che anche loro fanno il release party, quindi sarà e From the Deft, che sono una band fighissima di Parma, e quindi lì sarà un release show al campus, che è un bellissimo locale, quindi faremo una mega festa. La settimana dopo invece, il 9, siamo a Legend a Milano, quindi bellissimo. Siete tutti invitati, te compresa. Grazie. E ci vediamo lì, insomma è sempre una festa a Legend, quindi insomma, vero. Ci divertiremo. E poi la settimana dopo, 14, 15, 16, iniziamo un weekend lungo al sud, quindi faremo San Benedetto del Tronto, Matera e Roma, insomma ce n'è per tutti. Siamo contentissimi di avere avuto questa notizia appunto di ripartenza, di concretezza, di musica che guarda la sostanza ma non ha paura di usare la parola catchy, non ha paura di usare TikTok, quindi caro Alessandro, a quello paura, se però. Mai esatto, se mai anch'io mi deciderò a farlo, sappi che ti cercherò. Ma intanto invito tutti i numerosi ascoltatori che ci stanno anche scrivendo a appunto segnarsi queste date, queste pagine che Ale ha condiviso con noi. Mi raccomando, se ve le siete perse, tornate a vedere questa puntata su YouTube, canale Rocker TV, che Rocker TV ha anche Twitch, ragazzi, sappiatelo, quindi sapete che avete numerose risorse per tenervi aggiornati sul prossimo destino dei Trick or Treat. In uscita, ricordacelo, che così almeno ci segniamo anche questo. Sì, 1 aprile Creepy Symphonies per Scarlet Records, ci trovate su Spotify, nei negozi di dischi che non esistono più, perciò insomma vedete voi. Dai, esatto. E se volete porre le domande che stanno piovendo su Facebook ad Ale di persona, le date le avete appena sapute, così gli chiederete anche della nuova fiammante action figure che abbiamo visto sui suoi social recentemente. grazie. Va bene. Grazie mille Ale, buona serata, buonissima musica e a presto davvero. Grazie. Ciao. Ciao. Eccoci ragazzi, anche oggi valeva la pena avere carta e penna per segnarsi tutto. Una grande voce di spicco della musica italiana che ha riscosso infatti tanto affetto e sono contenta. Lo vogliamo salutare, grazie mille alle dei Trick or Treat, grazie ai Repro e grazie ai Sandness che hanno animato la puntata di Open Space di oggi. Un bacione remoto al nostro Giuseppe Fiori e a tutte le persone di Rocker TV che rendono la magia di Open Space possibile. Io sono Kali, vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo lunedì.